perso il voto per le europee del 26 maggio. In proposito, ascoltiamo la candidata, unica donna nella lista della Lega, Annalisa Tardino, già candidata sindaco a Licata, giunta seconda alle scorse amministrative. Lei è stata candidata sindaco a Licata alle scorse amministrative e ha ottenuto un secondo posto in classifica. Adesso ritiene che Licata offra un ottimo riscontro in termini di partecipazione e di consenso per le europee, per la Lega in particolare? Io ritengo che la mia cittadina sarà disposta, anzi abbia già accolto la notizia della mia candidatura in maniera quasi felice, ecco, posso utilizzare questo termine, perché è chiaro che l'eventuale mio successo, che speriamo e mettiamo tutti in conto, potrà dare un'enorme, non solo visibilità, ma un enorme vantaggio alla città, e in questo, per quanto ho già avuto sentore, mi permetto anche di invitare le forze politiche tutte esistenti a guardare al risultato, a prescindere dai colori politici. Peraltro la Lega in questo è sempre stata ben disposta, così come dimostra il governo nazionale, che si ha, pur di poter lavorare nell'interesse dei cittadini, ha concluso una sorta di contratto con un partito che ha dei colori, possiamo dire così, differenti da quelli propri, e sta operando per il bene dei cittadini, nell'interesse proprio nel garantire i diritti civili. I provvedimenti che sono stati assunti dal governo nazionale fino ad oggi sono tutti provvedimenti che, a prescindere dai colori politici, a prescindere dalle vecchie classificazioni di destra o sinistra, mirano a tutelare la gente. Mi riferisco per esempio al decreto dignità, che potrebbe essere visto solo come un provvedimento di sinistra, o anche la quota 100, che ha seppur limitatamente, e questa è una tematica che possiamo poi riportare in Europa per la ristrettezza, diciamo, che siamo stati costretti ad avere, è di certo una delle tematiche che la sinistra ha sempre sbandierato, per cui questo dimostra come la Lega oggi operi solo nell'interesse delle esigenze dei cittadini.